Finora la TV digitale satellitare è stata relegata entro quadri pregiudiziali, interdetta perché a pagamento, considerata una realtà poco interessante perché non in grado di incidere sull'opinione pubblica, data la sua limitata copertura sociale. Oggi la situazione sta cambiando, al punto che Sky Italia è diventato un competitor interessante sia dal punto di vista delle preferenze dei fruitori che da quello degli investitori pubblicitari. Sky TG24, a mio parere, è neutra, ma non neutrale. Ovvero, io posso essere neutro nei toni, raccontare tutto con assoluta scetticità, essere non neutrale perché decido cosa raccontare e cosa no. Dunque, un telegiornale quindi a uso e consumo delle news in cui il gap che separa l'evento dalla notizia viene compresso e la programmazione è sottoponibile ad aggiustamenti, interruzioni improvvise. Laddove breaking news, notizie dell'ultima ora, running news, notizie in fieri e spot news, notizie impreviste e immediate e la presa diretta per anticipare i concorrenti sono abbastanza difficoltose per i TG in chiaro. Per il formato H24 diventano materia prima in cui servizi per fare la differenza. E qui il vantaggio di Sky TG. Cioè io vado su un posto sperando che accada qualcosa e vado a coprire l'evento. Allora, dunque, nel capitolo 5, multigiornalismi di Valentini, c'è questa affermazione a pagina 80. Nella società dell'informazione aumentano e si diversificano i soggetti pubblici e privati che hanno l'esigenza di avere visibilità e si propongono direttamente sulla scena mediale, bypassando l'intermediazione delle agenzie di stampa. Ovvero l'accesso alla produzione di informazione è diventato talmente economico che molti soggetti possono decidere di non fare il percorso classico attraverso i giornalisti, ma decidere di agire in proprio per far comunicare, per comunicare delle informazioni. Poco più avanti, a pagina 83, la nascita di un nuovo mezzo di comunicazione, dunque, modifica le funzioni degli altri, ne ridefinisce le caratteristiche, ma non li condanna alla scomparsa. Quindi l'arrivo di una nuova tecnologia, lo è stato per la radio, lo è stato per l'offset, lo è stato per la televisione, il sonoro, cose del genere, tutto il web non è che fa scomparire il resto, tutti gli altri si trasformano e si riposizionano secondo stilemi, target, posizioni, budget diversi. Dunque, i media si affermano come risposta ai bisogni sociali dei loro utilizzatori, talora anche in contraddizione con gli usi pensati da chi li ha inventati o prodotti. Per cui non è detto che un media nato con una certa funzione poi abbia successo in quella funzione lì, ma potrebbe essere altro. D'accordo? La distribuzione di contenuti online sul PC e sui nuovi dispositivi impone al contenuto informativo di modificare la sua natura strutturale. De Biase parla di molecolarizzazione dei contenuti. Ora, siccome abbiamo dei media, oramai, degli strumenti tecnologici, che accentuano la brevità e la frequenza dei messaggi a scapito dell'articolazione del ragionamento, quindi anche lo stilema viene polverizzato, molecolarizzato. Se io voglio mandare un messaggio complesso, se io sono un capo ufficio stampa di Renzi e devo mandare un messaggio complesso e voglio che abbia una presa immediata, un'eco immediata, non faccio un comunicato stampa di 10 righe, faccio 4 tweet da 140 caratteri e in successione posso studiare anche la cadenza con cui far partire questi tweet, dico le stesse cose ma con 4 flash diversi, è una strategia diversa che si adatta al mezzo. Allora, non mancano i rischi, anzitutto la sostenibilità dei nuovi modelli di business e cioè la disponibilità degli utenti a pagare i contenuti. L'evoluzione del web è proprio questo, che ha generato una società che non vuole pagare i contenuti informativi, li vuole gratis. Per cui chi fa contenuti informativi deve trovare i soldi da un'altra parte, per cui si rende inevitabilmente ricattabili, implicita nella cosa. Poi, la moltiplicazione di mezzi e prodotti
quella dei pubblici e con le caratteristiche della loro modalità di consumo. La necessità di intercettare i bisogni pubblici sempre più differenziati e segmentati è stata alla base negli ultimi anni di una serie di strategie di diversificazione dei prodotti da parte delle imprese editoriali indipendenti da internet e dall'innovazione tecnologica. Quindi naturalmente il dover campare con queste testate tutti quanti vi ha spinti naturalmente a differenziare l'offerta e andando a cercare i pubblici sempre più piccoli, d'accordo? Quindi pubblico più piccolo ma più redditivo, perché magari è calibrato sugli interessi delle persone. Dunque, analizzando la relazione nell'articolo 6 di Francesca Rizzuto a proposito dell'uso del crimine nelle informazioni, nei news drama, analizzando la relazione tra media e crimini, si può ricostruire il processo recente di affermazione della logica dell'iperbole e del sensazionalismo come criterio centrale nella rappresentazione giornalistica della realtà e mettere in luce la nascita di generi informativi che riflettono processi di patinizzazione e vetrinizzazione sociale che teatralizzano gli eventi, offrendo un resoconto opaco, banale e parziale dei fatti in cui i media diventano moltiplicatori e solidificatori di stereotipi. Cioè, a spara da zero con questa frase. In realtà che cosa sto dicendo? Che visto questa concorrenza, questa corsa al sensazionalismo, a chi ha spara più grossa, la realtà viene resa molto emozionale, patemizzata, usa questo termine, e vitrinizzata, cioè offerta la visione di. Avete mai visto quel programma su Rai 2 a ora di pranzo, Piazza Italia, credo che sia, oppure quello con Magalli, che fanno vedere i casi umani e raccontano questi casi umani? Ecco, mandare in pasto al pubblico le vite private delle persone, una cosa che hanno fatto prima i giornali molto tempo fa, la televisione lo fa con maggiore efficacia, naturalmente. Andiamo oltre. Dunque, questa ve l'avevo anche portata in una diapositiva. I media sono diventati istituzioni più potenti al mondo perché il potere che ha a che fare con la definizione della situazione. Quindi loro definiscono la situazione con gli schemi sociali che avevamo detto. La realtà sociale è costituita, riconosciuta e celebrata attraverso i media che si rivelano capaci di trasformare anche le altre istituzioni, in quanto la loro logica e il loro stile espositivo vengono usati per raccontare e interpretare i fenomeni sociali. Quindi la grande responsabilità del mondo informativo e della stampa è quella proprio di costruire degli schemi di interpretazione sociale, e loro li amplificano, li cristallizzano. Poi, pagina 93, a proposito delle news drama, che riassume le contraddizioni del giornalismo televisivo degli ultimi anni. Da un lato la parola news fa riferimento al resoconto oggettivo di un evento imprevisto, secondo la tradizione giornalistica anglosassone. Dall'altro il termine drama si connette alla tradizione del teatro, cioè alla ricostruzione finzionale della realtà per antonomasia, il dramma. Le news drama quindi si qualificano come prodotti giornalistici lontani da canoni tradizionali, in cui prevale la produzione di storie visuali su un tema o su un'angolazione, brevi, ricche di elementi emotivi, più compatibili con il mezzo televisivo che con la realtà. Abbastanza chiaro? Mi dilungo? Stringo. Allora, dunque, la notizia si trasforma in un racconto mitico e il focus si sposta dalla sua traduzione in storia, in cui i personaggi vengono in primo piano, e si tramuta proprio nella sua traduzione in storia. La sensazione con l'infotainment è che tu stia venendo a conoscenza con i fatti. No, scusate, non ci vedo. Faccio fatica adesso. Ok, bene. Si è fatto giorno. Allora, dico perché non si capiva niente come stavo leggendo. La notizia si trasforma in un racconto mitico e il focus si sposta sulla sua traduzione in storia, in cui i personaggi vengono in primo piano, ovvero le storie non sono più delle storie, ma sono delle vicende dei personaggi inseriti in un ambiente. Quindi i personaggi vengono fuori dal fondo
ed è tutto basato sulle persone, non sui fatti. Dunque, dalle news deriva il genere del crime show, che sensazionalizzando episodi di cronaca nera pretendono di raccontare la realtà mentre intrattengono l'audience attraverso l'uso di attori, inquadrature, musiche e luci dall'effetto traumatizzante. Emerge un mondo violento e stereotipato, popolato da individui inclini al crimine, che devono essere catturati da poliziotti eroi. Nel momento in cui si vive il futuro come dipendente dalle proprie azioni, cresce nell'informazione l'orientamento ai singoli e all'infrazione delle norme, per favorire la costruzione dell'altro nemico pericoloso in contrapposizione a noi. Quindi questo parlare di crimine, del male, delle persone che sono cattive, delle vicende che si raccontano solo quelle negative, che cosa succede? Che ci predispone a separarci dagli altri, no? A vederci un nemico. Se io vedo qualcuno che sta dicendo qualcosa che non mi va bene, lo traduco in nemico, non lo traduco come non la pensa come me. Otto, il declino dei fatti.